Dei liberali, ex ministro della difesa, presidente dell'internazionale liberale, fustigatore della burocrazia, Bolkestein è stato per 10 anni il mentore di Geert Wilders, politico emergente. L'Olanda non fa parte di un destino diverso da Inghilterra, Francia, Germania e Italia, che ha legami speciali con il Medio Oriente, dice Bolkestein. Il multiculturalismo è letale nell'idea che la cultura è di plastica, malleabile. Non è così. Non è così, la cultura è rigida, dice Bolkestein. Non è qualcosa di così modificabile. Nel 91 scrissi che l'integrazione non avrebbe funzionato se i nostri valori avessero avuto una conflagrazione con quelli degli immigrati. Fu chiamato razzista, odiatore dell'Islam. Oggi in Olanda si parla di limitare la libertà di parola per evitare conflitti. Il numero di immigrati è critico. 2 milioni di musulmani in Olanda, quando diceva Pimpertine, l'Olanda è piena, era il suo slogan, molto semplice e da alcuni tacciato di, come dire, di eccessiva intransigenza. La precedente minoranza, gli ebrei, erano 100.000, ricorda Bolkestein, oggi invece abbiamo in Olanda 2 milioni di musulmani. C'è una grande differenza, continua l'ex commissario europeo. Ci sono quartieri dominati dai marocchini e segregazione fortissima nelle scuole. Bolkestein critica una concezione formale, formalista della democrazia. Un paese, una cultura dovrebbe essere così. C'era un comico americano che disse: ho visto il nemico, siamo noi. Questa è l'Olanda. Avremmo dovuto insistere su alcuni valori non negoziabili, come la libertà di parola, l'eguaglianza uomo-donna, la separazione di Stato e Chiesa e così via. Sono le rocce della libertà che trovi nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Queste parole poi significativo che vengano da un ex commissario dell'Unione Europea, per di più sotto il governo, sotto l'esecutivo Prodi. E l'ex eurocommissario Fritz Bolkestein, che è stato il maestro, oltre che di Wilders, che oggi critica, anche di un'altra estremista liberale, la dissidente somala e apostata Ayan Hirsi-Ali. Abbiamo bisogno di persone come Ayan. La sostengo, è uno scandalo che lei, membro del Parlamento, avesse bisogno di una protezione totale, così come Wilders. È una situazione scioccante, dice Jaffe Dink, ex direttore del settimanale Opinio, firma storica del quotidiano cristiano di sinistra Trove. È stato lui a pubblicare il primo articolo di Ayan Hirsi-Ali 2 mesi dopo l'attentato alle Torri Gemelle di New York. Parliamo di culture, ma non ne vediamo le differenze, dice Fink nella sua casa di Amsterdam. Pensavamo che noi e Ratko Mladic avessimo la stessa cultura, che avrebbe pensato come noi, dice il direttore, ex direttore del settimanale Opinio, e firma del quotidiano cristiano di sinistra Trove, il quale ricorda in questo modo uno dei segreti, racconta Meotti, che tormenta la coscienza olandese. Srebrenica, Bosnia, 7.500 musulmani assassinati. Fu la più grande strage di civili in Europa dopo il 45. A difendere la popolazione dai serbi era stato dislocato un battaglione di paracadutisti olandesi. Una delle cartoline più cupe del Novecento mostra il colonnello olandese Karremans brindare con Mladic. Subito dopo comincerà la strage dei civili. Eravamo molto pacifisti, racconta Fink, il giornalista, non volevamo più guerre, eravamo ricchi, mai tanto opulenti e liberi. Non avevamo più l'idea del nemico e fu fatale a Srebrenica, città grande quanto l'olandese Oldenzaal. Non avevamo idea di cosa fosse il male e questo è successo perché abbiamo perso ogni legame con la religione. Fink parla di disintegrazione dell'Olanda multiculturale. Wilders ogni giorno potrebbe fare la fine di Theo van Gogh e Pim Fortuyn. Nella storia passata c'è stata così tanta violenza e sangue che abbiamo pensato fosse lontana. Oggi la storia è in mezzo a noi. È in corso una metamorfosi completa delle nostre città. Il successo di Geert Wilders passa dal mutamento della strada. Il multiculturalismo ha dimenticato i fattori educativi, culturali, pensando soltanto a quelli sociali. Negli ultimi 20 anni ci siamo disinteressati delle minoranze. La chiamavamo tolleranza, era indifferenza. Mia figlia frequenta una scuola al 60% di immigrati. Il primo passo dell'apartheid è portare i figli in un'altra scuola. Poi si cambia casa. È segregazione, ma per 30 anni non ne potevamo parlare. Il pezzo poi prosegue molto lungo. C'è anche l'opinione di una donna egiziana, Nahed Selim,
Non è più tolleranza qui, ma oppressione, dice in Olanda. Se l'islamizzazione continua, l'Olanda non ha futuro. Questo parte, diciamo, la parte iniziale del lungo reportage di Giulio Meotti sul Foglio, che parla con diverse persone e che racconta appunto le diverse opinioni ad Amsterdam. La prossima puntata sarà dedicata a una giornata con gli amici di Theo van Gogh.